Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova puntata del Tavolo della Domenica. Questa sera nuovamente in presenza, e lo ringraziamo per essere qui e aver accettato il nostro invito, abbiamo Sebastiano Bernardo, il presidente regionale e provinciale di ANVA Confesercenti. Presidente, buonasera e grazie Buonasera, nuovamente per aver accettato. ringrazio lei per l'invito, grazie. Presidente, come sempre accade qui al tavolo, proprio per presentare ai nostri telespettatori l'ospite di serata, volevo chiederle che cos'è ANVA Confesercenti? L'ANVA Confesercenti è l'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti, siamo il sindacato, diciamo, delle attività di commercio sulla Repubblica aderenti a Confesercenti. Voglio far sapere che siamo un vero indotto lavorativo, contiamo quasi 200.000 imprese a livello nazionale, 30.000 a livello regionale e 10.000 a livello provinciale. Presidente, quali sono gli obiettivi di ANVA Confesercenti? Il primo obiettivo è quello di difendere il nostro lavoro, la cosa più importante. Quindi non facendo chiudere mercati, perché è l'unica risorsa che hanno le nostre imprese. E poi far equiparare le nostre imprese alle altre forme di commercio, perché come è accaduto proprio in questi giorni è stato chiuso il mercato di Santa Maria Capua Vetere e è stata una chiusura solamente per il mercato, le altre forme di commercio continuano a lavorare e questa è una discriminazione che non accettiamo più. Presidente, visto anche quello che è il grosso numero, naturalmente, che diceva di affiliati a livello nazionale, si può dire ci si attendeva a questo numero così alto? Cioè, ci sono tanti, professionisti che credono nel vostro lavoro? Certo, è un lavoro antichissimo, antichissimo, diciamo, i mercati sono l'ispirazione di tanti centri commerciali di adesso. Abbiamo dato noi gli esempi, di vendite, di commercio e quindi il numero è stato sempre alto anche perché era una delle poche, attività facili da intraprendere. Presidente, giustamente lei parlava di una difesa della categoria che è molto importante Certo. e volevo chiederle appunto come si può difendere la vostra categoria? È un po' difficile perché purtroppo ci scontriamo con i comuni, con i sindaci che, ahimè, sono gli unici responsabili della sanità delle loro città. In effetti, loro per difendere i loro cittadini cercano di tamponare il più possibile, in effetti. Però, mio rammarico, il rammarico della nostra categoria, che iniziano sempre dai mercati. Cioè, noi siamo l'input delle chiusure. E non mi spiego il perché, perché poi si vedono centri commerciali, supermercati pieni di gente senza mascherine. Invece noi, a differenza, responsabili diciamo come presidente, anche come operatori, ci atteniamo a tutte le regole, usando mascherina, usando gel igienizzanti per le mani, per noi e per i nostri clienti e la maggior parte delle volte cerchiamo anche di far rispettare, diciamo, il metro di distanza fra noi e il cliente. Presidente, questo naturalmente in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo è importante perché naturalmente quello che importa naturalmente la categoria non solo è come dire, la difesa della categoria stessa, ma far sentire il cliente sicuro, che in questo momento è fondamentale. Noi facciamo sempre la nostra parte, come ho detto prima. E poi è vero che c'è stato un calo anche di presenze, proprio per la paura del Covid. E purtroppo è una cosa che sta succedendo in tutto il mondo e noi ci possiamo difendere solo rispettando le regole, insomma. Presidente, naturalmente sono tanti i problemi legati al Covid, non solo quando naturalmente già si scende di casa, si rischia di correre come dire, più di qualche pericolo visto il periodo, ma come diceva, come ne parlavamo anche a microfoni spenti, c'è bisogno di essere forti, di avere fiducia ed essere come dire, fiduciosi che questo periodo prima o poi finirà, ma proprio restando sul tema coronavirus, quali sono le principali difficoltà che ha incontrato la categoria in questo periodo? Purtroppo ne sono tanti, diciamo, abbiamo avuto difficoltà, diciamo, veri e propri danni commerciali ed economici. E commerciali, già dall'inizio della prima chiusura di marzo 2020,
dato che abbiamo riaperto i nostri furgoni dopo 3 mesi, ci siamo trovati con furgoni pieni di merce invernale, quindi proprio il problema di vendere quella merce nei periodi non adatti, e con la primavera e con l'estate in corso, diciamo, non abbiamo avuto, diciamo, la possibilità di approvvigionare merce proprio per i mesi estivi, diciamo. Questo è un problema. Poi il problema economico, anche perché non abbiamo fatto incassi, quindi problemi economici sia per le imprese che per le nostre famiglie, che purtroppo si devono portare avanti. Certo. Abbiamo i problemi di tutte le famiglie italiane, con bollette da pagare, con tante cose da pagare, quindi è stato un po' difficile. Ecco, proprio sul punto lei giustamente parlava delle grandi difficoltà, ma avete ricevuto anche delle lamentele, delle richieste di aiuto di gente che veramente aveva difficoltà, come si dice in gergo, ad arrivare a fine mese? Sicuramente, guarda, noi come categoria abbiamo avuto diciamo, delle somme da parte dello Stato. Ringraziamo anche la Regione Campania, che è una delle poche regioni che ha contribuito, diciamo, a darci qualcosa, però molti nostri colleghi stanno ancora ad oggi e ancora ricevono i primi aiuti, diciamo, i primi aiuti, quindi difficoltà enorme. Presidente, restando anche sul punto, volevo chiederle anche per approfondire un attimo questo discorso, mi sento di dire, per fare un attimo un'uscita di tema, che il coronavirus abbia cambiato molto la nostra vita, la nostra professione, parlo io da giornalista e lei come presidente, e volevo chiederle se magari può dirci o ha avuto esperienze dirette di come è cambiata la professione dei venditori ambulanti, o, come dire, è cambiato l'approccio, adesso c'è paura, ma nonostante la paura c'è la paura, come diceva anche giustamente lei, di non riuscire ad arrivare a fine mese, insomma, se è veramente cambiato qualcosa. Sì, quella c'è sicuramente la paura, perché, diciamo, come ho detto prima, i mercati non sono più affollati come una volta, la gente è poca, gli incassi sono di meno, e quindi anche a comprare merce fa paura, perché si compra oggi non sapendo, diciamo, quando si andrà a vendere, anche con queste chiusure e singhiozzi che stiamo avendo, proprio siamo in piena difficoltà su queste cose. Ecco, ma proprio su questo, è secondo lei alla fine la strategia giusta per un qualsiasi venditore cercare di, come dire, andare forse un po' all'oscuro, cioè si cerca di acquisire e poi, come dire, si fa riferimento a quello che è l'evoluzione del contagio. È un rischio questo che secondo lei va corso? Certo che va corso, abbiamo già visto in passato, insomma, ci siamo trovati con merce non adatta ai periodi in cui viviamo, insomma. E quindi, come ho detto prima, c'è paura anche a approvvigionarsi merce, perché le compriamo oggi, però non sappiamo se domani ci chiudono. Quindi i problemi economici, ci togliamo soldi dalle mani. Quindi non abbiamo né entrate e intanto merce ferma. Questo sicuramente è un problema, Presidente, che, come lei ben saprà, ha spinto molti venditori a far sentire la propria voce, a scendere in piazza, perché è una situazione insostenibile, non solo per quello che riguarda, come dire, tutto il Paese, ma in particolar modo questa delicata categoria. Tra le varie proteste potremmo magari iniziare da una particolarmente delicata, ovvero quella che c'è stata a Teano a febbraio. Sì, quella è stata a Teano a febbraio, poi abbiamo avuto varie proteste in tutta la regione Campania, insomma, come regionale AMVA Campania abbiamo organizzato un presidio di tanti operatori su tutte le prefetture della regione Campania, con un unico documento presentato ai prefetti, con alcune richieste, le principali sono quella là, diciamo, di far intervenire proprio i prefetti su alcuni sindaci per evitare proprio queste chiusure, e anche di organizzare un tavolo di concertazione insieme a noi rappresentanti, ANCI Campania, proprio per evitare la chiusura di tante imprese, tutte a livello familiare. Giustamente, vista la situazione, ce n'è stata per esempio un'altra anche a Montella, in provincia di Avellino, sì. Ma dove avete registrato la situazione più caotica o comunque problematica tra i 5 capoluoghi di provincia? Di regione, anzi. Di regione. Avellino, che se ancora il mercato ancora non riprende. Montella, come diceva lei. Poi abbiamo un paese in comune di Caserta, Alife, che ha chiuso a marzo 2020 e ha riaperto a settembre. E ancora oggi fa singhiozzo
con aperture e chiusure, così anche cellule nel domiziano. Quindi giustamente queste problematiche, ricordo in un comune del Casertano che vennero messe le transenne al mercato e gli ambulanti non riuscirono ad entrare, insomma sono situazioni che lasciano anche molto perplessi, magari uno la mattina è convinto di andare a lavorare con tutti i problemi di cui stavamo parlando e rischia di arrivare lì e di non poter neanche svolgere la propria professione. Certo, questo voglio far capire, però per anche qui chi non è commerciante, chi non fa i mercati, cioè è da uscire la mattina per lavorare e trovare la porta della fabbrica chiusa, la porta dell'ufficio chiuso. Noi troviamo purtroppo i cancelli dei mercati chiusi. E non è bello, non abbiamo un futuro, noi vogliamo una certezza per le nostre imprese e per le nostre famiglie. Giustamente parlava di certezze, Presidente, perché è importante da questo punto di vista la difesa della categoria, ma ritornando un attimo a quello che dicevamo in precedenza, occupandoci qui nella nostra redazione, anche in particolar modo del Casertano, è stata mia attività, le dico che in settimana ho notato più di qualche sindaco del Casertano, le parlo del Casertano perché mi occupo di questo durante la settimana, tra le varie misure di contenimento una quasi certezza di tutti i primi cittadini è chiudere il mercato. Secondo lei, visto il pericolo contagio, la scelta è comunque giusta oppure ci sono altre attività che in realtà hanno un maggior rischio di contagio? A mio avviso è sbagliatissimo, perché diciamo, il mercato è la forma di commercio più sicura, perché noi lavoriamo all'aperto, e a differenza di centri commerciali, grandi distribuzioni che svolgono il loro lavoro al chiuso e quindi più pericolosi per il Covid, insomma, diciamo. Poi un'altra cosa, si inizia dal mercato. Io dico, se veramente noi accettiamo anche la zona rossa, anche le chiusure, però se è zona rossa deve essere, come ho detto prima, per tutti. Non è che se la prendono solo noi del mercato e le altre attività restano aperte. Questo sicuramente lo viene ritenuto discriminatorio e come dire, è cambiato, può cambiare anche l'attività del singolo venditore proprio con le differenti zone, tra zona gialla, arancione e rossa, insomma c'è un po' di confusione su questo. C'è un po' di confusione perché un giorno si lavora che è zona arancione e zona gialla, un altro giorno ti ferma perché è zona rossa, quindi un'incertezza anche, come ho detto prima, pure a approvvigionarsi merce, che non si sa cosa comprare, quando comprare. No, certo, sicuramente è un discorso. Certezza totale, in effetti. Questo è un problema sicuramente delicato. Prima di proseguire con il presidente regionale e provinciale di Anba Confesercenti, Sebastiano Bernardo, ci dobbiamo fermare, piccolo break pubblicitario, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis. Quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio, questa sera nuovamente in presenza, ma come di consueto qui a Teleprima, con il massimo rispetto delle distanze di sicurezza. Al tavolo con me c'è Sebastiano Bernardo, il presidente regionale di Anba Confesercenti. Stiamo parlando della delicata situazione contagio, non solo per quello che è il nostro paese, ma per quello che interessa naturalmente il Presidente e tutta la sua categoria. Presidente, in una situazione del genere viene da sé chiedersi, viste le difficoltà che sta incontrando la categoria, qual è la situazione legata alla richiesta di ristori e, o, mi permetto di dire, la sospensione dei canoni. Certo, noi come ristori, grazie anche ai nostri rappresentanti nazionali, l'anno 2020 siamo stati ristorati, oddio, non... Con ottimi ristori, e, come abbiamo detto prima, molti nostri colleghi non li hanno nemmeno ricevuti,
Per quanto riguarda i canoni, abbiamo avuto una legge nazionale, sempre grazie all'intervento dei nostri rappresentanti nazionali, abbiamo avuto, diciamo, l'esonero fino al 31 marzo 2020. Però, dato che si andrà verso le zone rosse, come si sta sentendo, insomma, chiederemo l'esonero per tutto l'anno 2021. Sicuramente in un momento del genere, come si è parso di intuire naturalmente dalle sue parole, già gli incassi sono difficili. Se l'incasso deve essere minimo o purtroppo addirittura nullo, pensare di mantenere lo stesso canone rischia di mandare sul lastrico molti dei vostri associati. Certo, infatti abbiamo chiesto anche la riduzione dei canoni di posteggio ai vari comuni, però diciamo che ultimamente i comuni stanno facendo un po' orecchie da mercanti, e quindi noi le nostre richieste abbiamo fatto, fin quando ce la facciamo a pagare, oppure dopo si troverà sicuramente una soluzione. Però ci devono venire incontro perché stiamo passando veramente brutti momenti. Proprio mi riallaccio a quello che diceva di questa soluzione, secondo lei quale potrebbe essere una soluzione sul punto? Proprio per cercare di ovviare a questi problemi del canone? Non farci pagare, perché non farci pagare, anzi sospendere anche le tasse a livello nazionale, che purtroppo stiamo ancora pagando, come è successo l'ultimo 16 febbraio. Intanto ci tolgono il lavoro, ma intanto continuano a farci pagare tasse, contributi e roba varia. Presidente, riallacciandomi a quello che stava dicendo proprio sul discorso dei comuni, mi permetto di chiederle quali sono i rapporti, le relazioni che ha Amba Confesercenti con le istituzioni. Con i comuni, insomma, in genere siamo sempre in buon rapporto, anche per fare cose buone per le aree mercatali, che noi cerchiamo sempre. Certo, però in questi momenti di chiusura, diciamo, troviamo sempre un pochino di difficoltà ad avere rapporto con le amministrazioni comunali, mentre siamo in buon rapporto con le prefetture. Come ho detto prima, stiamo aspettando di organizzare questo tavolo di concertazione anche con l'ANCI Campania, proprio per non far fallire tante nostre imprese, tutte a livello familiare. Sicuramente è un discorso molto importante, e volevo chiederle sul punto, vista la situazione, il delicato periodo e anche il cambio al vertice che c'è stato al governo, lei come giudica, ovviamente dal vostro punto di vista, per non parlare di natura, come dire, squisitamente politica, l'operato del governo Conte, e se pensa che potrà cambiare qualcosa col governo Draghi? Io veramente non sto trovando differenze sia con Conte che con Draghi. Noi viviamo sempre allo stesso modo, sempre gli stessi problemi. Cioè, ci dovrebbe essere un rapporto anche comuni, regione, Stato, perché in effetti quello che fa il comune non lo sa lo Stato, non lo sa la regione. Quindi una certa vicinanza, diciamo, delle varie autorità. No, mi permetto di dirle questo perché è notizia della settimana, sicuramente avrà letto della importante protesta che hanno fatto a Roma per appunto gli ambulanti, lamentandosi proprio con il sindaco Virginia Raggi. Presidente, naturalmente questi i rapporti con le amministrazioni, ma posso chiederle anche quali sono i rapporti con le altre associazioni di categoria, se ci sono e se in questo ambito il famoso detto l'unione fa la forza può funzionare? Certo, noi in genere quando facciamo incontri sui comuni ci incontriamo con altre sigle sindacali, la più nota, diciamo, è la FIBA Confcommercio, che diciamo andiamo a braccetto sia a livello nazionale che a livello locale, anche perché siamo le uniche due associazioni riconosciute a livello nazionale. Quindi sicuramente da questo punto di vista lei ritiene che far sentire la propria voce con più persone possa, sì, aiutare? Sicuramente fa la forza e aiuta gli operatori. A seguito naturalmente di questi rapporti e di quello che è presente non solo con Amba Confesercenti, quali sono, se ci sono, le prossime iniziative regionali della vostra associazione? Noi l'ultima iniziativa regionale abbiamo fatto, come ho detto prima, a livello regionale sotto tutte le prefetture. Oggi stiamo aspettando questo tavolo di concertazione proprio per evitare tanti problemi, in effetti, con le varie autorità. Presidente, naturalmente tra le varie problematiche di cui abbiamo parlato c'è un punto su cui mi piacerebbe tornare, che è legato proprio alle chiusure, cioè della distinzione
tra mercato e centro commerciale. In una situazione del genere i centri commerciali, grandi affollamenti sono aperti e invece i mercati e tutto ciò che ne deriva da un punto di vista negativo naturalmente sono chiusi. Se la sente di fare un appello, di chiarire la sua posizione. Sicuramente, come ho detto prima anticipatamente, noi veniamo chiusi e rispettando tutte le regole. Poi si vedono anche in televisione i centri commerciali pieni di gente, senza mascherina e senza nessun controllo da parte delle autorità. Da questo punto di vista immagino sia un problema, ma secondo lei perché viene presa una decisione del genere? Forse perché i centri commerciali hanno più valenza dei mercati. Non lo so, noi comunque facciamo il nostro dovere rispettando le regole, non lo so. Siamo una forza minore, forse siamo l'ultima ruota del carro, non lo so. Questo dispiace molto per la categoria. Certo, no, sicuramente è un periodo molto, molto, molto difficile. Però Presidente, parlando appunto della categoria, volevo chiederle proprio se vuole spiegare anche ai nostri telespettatori, se c'è qualche commerciante che ci sta guardando, come è possibile entrare a far parte di quella che, se mi posso permettere, per voi è una grande famiglia, ovvero quella di Amba Confesercenti. Certo, è una grande famiglia sicuramente, perché viviamo il mercato tutti i giorni, è attaccato gli uni agli altri, insomma siamo una vera e propria famiglia, sentiamo i problemi dei vicini, dei colleghi. Abbiamo visto tanti colleghi che hanno purtroppo dovuto lasciare l'attività perché non ce l'hanno fatta, e questo dispiace veramente di vero cuore. Sicuramente oltre a questo sostegno che voi date, volevo chiederle l'ultimissima, che siamo in chiusura Presidente, ovvero quelli che sono gli obiettivi e gli auspici per questo 2021, non solo di Amba Confesercenti, ma se vuole anche di Sebastiano Bernardo. Certo, la prima cosa come auspicio è che scompare questo virus, che arrivano i vaccini per tutti, che è la cosa più importante, che si ritorni alla normalità, e vorrei vedere, la prima cosa, i mercati un'altra volta affollati. Ma poi con aiuti nazionali, con aiuti anche europei, diciamo, un sogno nel cassetto, vedere i mercati coperti, perché oggi non ci possiamo permettere di perdere giornate di lavoro per il tempo, per le piogge, per il vento e altre cose simili. Speriamo che sicuramente il suo appello venga accolto e che questo auspicio sia rispettato. Presidente Bernardo, io la ringrazio per il suo tempo, grazie a lei per le auguro un buon lavoro. Grazie. Ringraziando nuovamente Sebastiano Bernardo, il presidente regionale e provinciale dell'AMVA Confesercenti, per questo excursus sulla situazione dei mercati in una situazione particolarmente delicata che, come ci diceva anche il presidente, ci auguriamo tutti che si possa risolvere quanto prima. Io personalmente ho bellissime esperienze di quando andavo il sabato famoso al mercato di Caserta, una situazione che fa riflettere, insomma, è importante, una situazione difficile quella che stiamo vivendo, ma ci auguriamo che possa essere risolta, se non c'è la possibilità di lavorare, insomma, che questi lavoratori possano essere giustamente ristorati. Con queste parole io concludo qui questa puntata del Tavolo della Domenica. Ringrazio nuovamente voi, telespettatrici e telespettatori, per averci seguito. Vi do appuntamento a domenica prossima, come sempre alle 21:30, con una nuova puntata del Tavolo della Domenica. Grazie nuovamente e buona serata.